voglio vivere così. Bentornati su Radio Yes, state ascoltando Voglio Vivere Così. Abbiamo il piacere di avere collegati con noi due esponenti di un'associazione molto interessante, molto presente sul territorio. Diamo il buongiorno a Giuseppe Cusimano. Buongiorno, salve a tutti. Salve a te Giuseppe. Diamo anche il benvenuto a Lucia Caggiano, anche lei di Casetta Rossa. Ciao, ciao a tutti. Ecco, siamo qui per parlare di questo ciclo di eventi, però vorrei cominciare a parlare proprio di questa associazione che si occupa di tantissime cose che fanno parte della quotidianità e non solo, e quindi vorrei chiedere a te Giuseppe di dirci in due parole di che cosa si tratta Casetta Rossa, che cos'è e che cosa fa. Allora, con molto piacere. Guarda, Casetta Rossa è una realtà che ormai esiste a Garbatella da una decina d'anni. Noi siamo un'associazione di promozione sociale e ci occupiamo da tempo di tantissime iniziative. Abbiamo da poco allestito e reso funzionante un forno popolare, che tra l'altro è uno dei più grandi di Roma, viene acceso ogni sabato, e poi abbiamo un punto book crossing all'interno dei nostri spazi e gestiamo anche il parco attaccato alla nostra Casetta Rossa. Siamo anche un punto ristoro che si può venire a fare colazione, pranzo, aperitivo e cena, insomma è un bello spazio da vivere tutti i giorni. Oh, molto bene, allora che cosa succederà domenica o a partire da domenica, visto che voi avete iniziato questo ciclo di avventure con Avventurosamente? Esatto, sì. Allora, Avventurosamente è un progetto che è nato qualche mese fa, ancora nella sua fase iniziale, perché abbiamo tantissimi progetti da inserire dentro e vogliamo con questo ricollegare un po' le persone alla natura. Questo lo facciamo in tantissimi modi. Abbiamo iniziato facendo delle escursioni di trekking. Ci teniamo a precisare anche che noi amiamo moltissimo i bambini, infatti da noi i bambini trovano un loro punto di divertimento, insomma, cioè Casetta Rossa è fatta soprattutto dai bambini e quindi organizziamo delle escursioni adatte anche a loro. E dopo la montagna allora ci è venuto in mente di unire anche la bicicletta, noi pensiamo sia un mezzo di trasporto più sostenibile possibile oggi in una città come Roma. Facendo questo abbiamo lanciato avventurosamente la ciclante rossa e domenica sarà appunto il primo appuntamento. Gireremo tra le borgate Ribelli, non tutte per questioni di tempo naturalmente, però insomma staremo a casa nostra, a Garbatella, e poi faremo una visita alle Foste Ardeatine e sempre in bicicletta poi gireremo la borgata del Quadraro. Ecco, allora adesso passerei la parola a Lucia Caggiano, perché deve raccontarci un po' cosa succederà nel particolare durante queste visite all'interno di queste borgate Ribelli. Allora, la visita di domenica sarà la prima, come ha appena detto Peppe, sarà un'iniziativa che non vuole essere solo un modo per far conoscere i luoghi della memoria storica, i luoghi della resistenza del passato, ma anche del presente, quindi prevede delle tappe in spazi sociali e culturali che oggi promuovono attraverso le attività quotidiane che organizzano delle pratiche di resistenza quotidiana, che promuovono forme di altra economia, di inclusione sociale, di partecipazione attiva di cittadini. Infatti partirà da Garbatella e finirà al Quadraro e entrambe le tappe di partenza e di fine della ciclante rossa saranno degli spazi sociali e culturali, quindi Casetta Rossa e in questo caso questa domenica sarà Luce Siesta, che è uno spazio che si trova al Quadraro e che promuove proprio attività culturali, servizi sociali gratuiti che spesso nei quartieri non sono presenti. E questa domenica sarà accompagnata a Garbatella da Claudio Daguanno, che è un esperto della memoria storica del quartiere, un giornalista molto attivo nelle pratiche quotidiane di Garbatella. Ha scritto per l'Unità il manifesto. Sì, esatto, per Derive a Prodici. Lui ci accompagnerà tra tutti i luoghi della resistenza, dell'antifascismo, per scoprire un po' la memoria storica del quartiere di Garbatella, che da sempre è stato contraddistinto proprio da una grande attività dei cittadini quotidiana. E le tappe saranno a Garbatella, le targhe a Mancini e a Cinelli, quindi i martiri delle Fosse Ardeatine, passeremo per gli alberghi che sono stati degli incubatori di antifascisti, di sovversivi, che poi furono rinchiusi lì a scopo repressivo.
successivo, e poi ci sposteremo, a proposito di spazi sociali e culturali che animano il quartiere quotidianamente, alla strada e alla villetta, per terminare poi con il murales di Piero Bruno, fatto proprio a Garbatella. Lui è stato un militante di lotta continua, ucciso nel 75 dalle forze dell'ordine, e quindi Claudio ci accompagnerà per riscoprire un po' queste tappe del quartiere Garbatella. Poi, sempre in bicicletta, ci sposteremo alle Fosse Ardeatine, in luogo dell'eccidio nazifascista, per far conoscere anche un po' anche ai bambini che partecipano alla Ciclante Rossa questo pezzo di storia che non va dimenticato, perché la Casetta Rossa da sempre ha lavorato, abbiamo scritto anche un libro proprio sulla memoria storica della zona di Garbatella e di Ostiense. E l'ultima tappa sarà in compagnia invece di Riccardo Sansone, ricercatore, studioso del Quadraro, che ci darà appuntamento all'ex cinema del Quadraro, e poi ci accompagnerà anche qui nei luoghi storici che hanno contraddistinto il Quadraro, il luogo del rastrellamento nazista del 44, ci accompagnerà al monumento ai caduti della battaglia del Quadraro, e lì ci mostrerà una targa, che è una targa che tutta la comunità del quartiere ha apposto proprio per commemorare i caduti. Il Quadraro appunto è caratterizzato anche da un grande percorso dei cittadini di attivismo, di partecipazione e di memoria storica. Certo, è per la chiusura. Che ha ricevuto la medaglia al merito, no? Al merito, esatto, civile, esatto, in quanto uno dei centri più attivi e organizzati dell'antifascismo. Sì, esattamente, e questa è una cosa che appunto è stata ricordata e viene commemorata, tant'è vero che noi abbiamo invitato tutti i cittadini a portare un fiore da porre sulla targa, proprio per commemorare l'impegno antifascista del Quadraro e le battaglie che comunque ancora tutt'oggi, proprio come a Garbatella, rendono il quartiere un luogo comunque di grande partecipazione attiva e anche nelle pratiche sociali. Non è un caso che questi quartieri poi nel tempo abbiano comunque continuato ad avere queste caratteristiche da parte di chi li vive tutti i giorni e delle comunità anche che lo animano a livello sociale e culturale, fornendo dei servizi che spesso non sono garantiti e che invece per noi sono fondamentali, quindi non solo delle pratiche ricreative e laboratori di tutti i tipi, ma anche pratiche culturali e quotidiane per migliorare la qualità della vita del quartiere. Certo, assolutamente. Quale sarà la cadenza periodica di questi appuntamenti? Guarda, allora, inizialmente sarà una volta al mese, è partito con Avventurosamente in Montagna una volta al mese, ma abbiamo intenzione adesso a primavera di aumentare anche la cadenza, visto il bel tempo e la possibilità di abbinare non solo escursioni in montagna, ma appunto di abbinarle anche a escursioni in città, per far riscoprire gli spazi che i cittadini potrebbero poi vivere tutti i giorni e apprezzare, perché comunque fanno un ottimo lavoro sul territorio. Molto bene, grazie Lucia. Per tornare mentre alla parte organizzativa, come si fa a partecipare, Giuseppe? Allora, guarda, il modo è semplicissimo. Noi facciamo queste iniziative, come ricordavo Lucia, una volta al mese, e ci potete trovare nei maggiori social network e in tutti i siti, naturalmente anche in quello di Casetta Rossa, primo tra tutti, e poi cerchiamo di divulgare le iniziative con passaparola, insomma. Ricordo che da noi c'è una bellissima comunità fatta di simpatizzanti, quindi insomma da noi è molto bello, insomma, che queste iniziative, ecco, superano anche questi ostacoli, diciamo, più o meno tecnologici che servono, però insomma ci piace anche parlare con le persone direttamente. Sì, pensa te, che cosa strana. Sì, comunque... sì e poi naturalmente grazie a te, alla radio, ieri che ci ha ospitato, figurati. No, vabbè, ci mancherebbe, sì, poi... no, ma è vero, c'è una bellissima atmosfera viva alla Casetta Rossa. Sì, 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 si sta molto bene, si sta molto bene. E poi la partecipazione è assolutamente libera, tutte le nostre iniziative sono gratuite, quindi diamo soltanto delle indicazioni. Ad esempio la Ciclante Rossa di domenica è stata anche fatta grazie all'aiuto e il supporto del Centro Sociale della Strada, la Ciclo Officina della Strada è un'altra associazione di promozione sociale, che sono ragazzi bravissimi che stanno a Roma 70, che si chiamano Nessun Dorma. Sì. Quindi insomma è un bel recipiente e contenitore di varie nature, insomma.
Assolutamente, va bene, quindi l'appuntamento è domenica 26 gennaio alle 8:30. Leggevo qualcuno che si lamentava per l'ora troppo mattiniera, però va bene, insomma. Sì, alle Aspetteremo tutti, 8:30 davanti alla Casetta Rossa che si trova in Esatto. via. Via Magnaghi 14, quartiere Ok. Garbarella. Molto bene, grazie a Giuseppe Cusimano e Lucia Caggiano di Casetta Rossa. Grazie a voi, vi Grazie. aspettiamo presto. Ciao, Grazie, grazie. ciao. Ciao. Voglio vivere così.